Inaugurazione Tracky Point a Cuneo. Renault, nuovi veicoli commerciali. Campagna, prezzo unico per Mercedes. Gamma D per Renault Trucks. Bentrovati, nella prima notizia di oggi parliamo dell'inaugurazione dell'area carburante del Tracky Point di Cuneo avvenuta a giugno alla presenza di Fabrizio Palenzona, presidente di Faiservice, Primo Santini, amministratore delegato e Francis Cosio, direttore generale. Fabrizio Palenzona, inaugurando la nuova area di servizio a Cuneo, ha dichiarato: siamo partiti 15 anni fa con Villanova d'Asti e già allora era un progetto innovativo. Questo è un passo ulteriore sotto l'aspetto dell'efficienza, delle dimensioni e della tecnologia. Ricordiamo che il Tracky Point di Cuneo è situato in una posizione strategica presso l'uscita autostradale A33 Cuneo Centro, frazione Ronchi. Infatti, dopo l'Astigiano, anche la provincia Granda ha un'area dedicata alla sosta, al riposo dell'autista e al rifornimento dei camion, aperta a tutti con vantaggi e sconti per i clienti. Fra Master, Trafic, Kangoo, anche in versione elettrica, e Twizy, la Renault ha una gamma completa. Pensate che nel 2013 ha venduto complessivamente oltre 330.000 mezzi in tutto il mondo. In Italia, in un mercato in calo, la Renault ha mantenuto la terza posizione nelle vendite con il 15% del mercato conquistato dal Trafic e con il 6,3% realizzato dal più grande Master. Fra le novità del Master appena presentato a Copenaghen in Danimarca, il nuovo L4 H3 a ruote singole posteriori e a trazione posteriore. Lo muove un twin turbo da 165 cavalli ed è un veicolo di grandi dimensioni senza consumi eccessivi. Grazie alla distanza tra i passaruota, aumentata di 30 cm rispetto alla versione con ruote gemellate, il vano di carico può contenere fino a 5 euro pallet. Anche quest'anno Mercedes-Benz rilancia l'iniziativa Prezzo Unico 2014, che offre vantaggiosi pacchetti di manutenzione per Sprinter, Vito e Viano. Gli interventi a costi fissi e trasparenti includono cambio olio e filtri, sostituzione dischi e pastiglie anteriori, spazzole lavavetri e vetrospecchio laterale. Un nuovo invito quindi a prendersi cura del proprio veicolo affidandolo sempre a tecnici qualificati e utilizzando ricambi originali. Vi ricordo che l'offerta è valida fino al 30 settembre 2014 e i dettagli sono disponibili sul sito mercedesbenz.it/prezzounico2014. E arriva la gamma D di Renault Trucks, probabilmente la più vasta gamma di veicoli distributivi presenti sul mercato, da 3,5 a 26 tonnellate di massa totale a terra. Decine i motori e 4 le larghezze di cabina. Di particolare interesse per il nostro paese, la gamma D, con cabina avanzata da 2 metri di larghezza, compete con i veicoli giapponesi e non a caso è stata sviluppata con Nissan Truck. Disponibile con MTT da 3,5 a 7,5 tonnellate di massa totale a terra, è un vero jolly tra distribuzione, manutenzione e cantieristica. Vi anticipo che troverete tutti i suoi segreti sul numero di agosto di Trasporto Commerciale. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordo che la rivista di Trasporto Commerciale vi aspetta in edicola con interessanti articoli. Inoltre non dimenticate di scaricare gratuitamente Blinkar, l'applicazione che vi permette di vivere l'esperienza della realtà aumentata su tutte le nostre riviste. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Tracky News, sempre su questo canale, venerdì. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci.